Salve a tutti Blazers e benvenuti in un nuovo video di Itay, in quello che ormai sta per diventare o diventerà un appuntamento fisso, perché a quanto pare una volta a settimana, con una cadenza più o meno regolare, sembrerebbe il venerdì, rilasciano un post sul blog che dice qualcosa di nuovo e praticamente sempre qualcosa di interessante. E questa settimana sul blog di Itay hanno rilasciato questo articolo dove si parla di server e gioco multiplayer. Queste informazioni sono davvero davvero interessanti e quindi ve le volevo riportare il prima possibile, quindi il primo slot di video liberi che avevo, perché le notizie escono la sera tardi, ve le riporto almeno il giorno dopo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Questo blog appunto parla dei server principalmente. Andiamo a leggere. Innanzitutto ci danno un'informazione preziosissima, visto che tanti di voi, quelli interessati più al lato tecnico, magari chi si cimenta già con delle mod, le mappe, i common block in Minecraft, per citare qualcosa, si interessava di come il gioco è stato scritto e di informazioni sulla programmazione. Qui ripetono che ci sarà in futuro un post in cui si parla proprio di questi argomenti, ma intanto ci accennano che il client, quindi il gioco single player di Itay, è scritto in C Sharp, mentre i server runnano, quindi sono eseguiti, sul Java, sono scritti in Java. Quindi c'è una differenza tra client, quindi il gioco che avremo tutti nel PC, e server. Da una parte, i server in Java sono stati utilizzati, sono stati mantenuti, perché si sentono molto a loro agio nello scrivere in questo tipo di linguaggio di programmazione. Oltretutto, loro hanno avuto grandi esperienze con il server di Hypixel, e quindi, come dicono loro stessi nel post, sanno come ottimizzare il codice e come gestire i server in Java, e quindi è il loro campo e vogliono giocare in casa. Mentre la scelta di C Sharp per quanto riguarda il client è dettata dal fatto che è un linguaggio che permette di ottimizzare le performance, visto che tanti chiedono come fare un gioco del genere a essere eseguito e a non laggare se Minecraft con le mod mi lagga. Il fatto è che Minecraft di per sé non è ben ottimizzato e con le mod è un disastro, cioè proprio ottimizzazione quasi nulla. Un gioco scritto da zero e fatto in questo modo e fatto con questo linguaggio ha sicuramente delle performance migliori e questo ci lascia sicuramente ben sperare. Poi bisognerà provarlo con mano, però intanto è un'informazione importantissima. Allo stesso modo c'è una divisione tra server e client per quanto riguarda la scelta del codice sorgente. Quindi il codice dei server sarà messo a disposizione e permetterà ai creatori dei server praticamente di moddare il proprio server e di gestirlo come meglio crede, mentre il codice scritto in C Sharp per il client sarà chiuso e questo andrà a limitare, quantomeno loro vogliono combattere del tutto, ma andrà sicuramente a limitare problemi come l'uso delle hack e i cheat che affliggono, per dire, il mondo di Minecraft da sempre ed è davvero difficile da combattere con efficacia l'utilizzo dei cheating anche nei server, perché tante volte scappano, sfuggono. Cosa davvero interessantissima è il fatto che, grazie anche a questo sistema e grazie al fatto che vogliono strutturare il gioco per essere moddato pesantemente dalla community, hanno creato un sistema dove il creatore di un server, se vuole moddare il suo server, aggiungere dei contenuti come modelli, animazioni, suoni e qualsiasi altra cosa, non dovrà dare il pacchetto di contenuti extra all'utente per permettergli di entrare come se fosse il profilo di una mod o il Technic Launcher con il modpack. Semplicemente quando noi ci connetteremo al server avverrà questa cosa che stiamo vedendo, vale a dire dal server verranno scaricate in automatico tutte le cose aggiuntive che ci permetteranno di entrare in quel server. Quindi con un solo profilo vanilla potremo entrare anche nei server moddati. Ai più pratici potrebbe essere una stupidata, ma vediamo anche noi quando dobbiamo registrare Forcraft, Murder, Pixelmon, ci sono mille pacchetti che, a chi è meno pratico di Minecraft, a volte risulta un po' ostico dover gestire le varie mod, i vari profili, e quindi questa è una notizia super user friendly, sicuramente una buonissima scelta. Inoltre, dai precedenti post, a quanto pare, si era riusciti a intravedere qualcosa che non volevano mostrare. Anche noi abbiamo analizzato nei vecchi video di alcuni post
e abbiamo scoperto delle informazioni che non volevano proprio mostrare, ma che erano lì a chi aveva voglia di indagare di più. Una cosa che era emersa è esattamente questo, quello che vediamo in questa immagine, che cerchiamo di allargare. Ci sarà nel gioco un browser di server, quindi sarà possibile catalogare tutti i server qui dentro, fare una ricerca in base al tipo di gioco, al tipo di server e vari dettagli, e trovare il server più adatto per giocarci. Quindi senza per forza dover sapere l'IP preso da un sito esterno, ma avremo all'interno del gioco la lista dei server e potremmo iniziare da subito a giocare, senza una ricerca di informazioni esterne. Oltretutto, in questa schermata sarebbe interessante togliere l'effetto di blur che c'è alle spalle, perché io qui vedo anche un logo ufficiale di Itel. Quindi, sicuramente, secondo me, ci potrebbero essere degli official servers. Forse qui dietro c'è scritto server ufficiali. Chi lo sa, ragazzi? Magari qui c'è scritto community server e qui official server. Non si riesce a leggere, ma possiamo buttarci speculazioni. E sarebbe davvero interessante se ci fossero sia i server della community, ma anche dei server gestiti dai ragazzi di Hypixel, che hanno dimostrato di saperci fare molto. E penso proprio sarà così, comunque. Addirittura il server può, in questa sorta di form, dare delle news per aggiornare la community. Ci sono una serie di informazioni, quindi è una cosa davvero interessante. Oltre a ciò, si potrà accedere ai server anche semplicemente conoscendo l'IP, e quindi accedere anche senza utilizzare il browser, che è solo uno strumento in più. Andando avanti, giocare con gli amici. Quando io ho iniziato a giocare a Minecraft, e lo so che è brutto sempre fare l'esempio e fare il parallelismo, ma ragazzi, è quello il parallelismo che si può fare, volevo giocare con i miei amici e non sapevo come fare, perché tu o andavi a comprarti un server, e a quell'epoca non ne avevo idea che si potesse fare, cioè comprare, in realtà affittare un server online, oppure dovevi utilizzare la rete locale. E se non eri connesso locale con gli amici, dovevi usare Amaci per simulare una rete locale. Ed era un bel macello. In questo gioco vogliono rendere il gioco con gli amici molto più semplice. Quindi sarà possibile avere in quella che è una lista per amici, quindi avremo la lista amici, che porca Eva va messa nei giochi, la dovrebbero avere tutti i giochi, compreso Minecraft, a mio parere. Potremo cliccare su un amico e saltare direttamente nella sua partita, nel server dove si trova, e quindi andarlo direttamente a trovare senza dovergli chiedere su WhatsApp ma stai giocando, dove stai giocando. Entri in partita e lo vai a trovare subito. Inoltre, la cosa è molto interessante è che sarà possibile connettersi, quindi da PC a PC, ognuno a casa propria, anche alle partite single player. Perché qui si parla dei mondi in modalità avventura, che è la modalità appunto single player, un po' il corrispettivo della survival. Quindi noi potremmo entrare, joinare i mondi di un nostro amico da PC a PC, quindi senza avere bisogno di un server esterno potremmo entrare nella sua partita. Non è chiaro se si possa utilizzare questo funzionamento per creare proprio dei mondi pensati per essere multiplayer, dove non per forza c'è un giocatore che ha il mondo e gli altri devono entrarci di volta in volta, ma appunto una sorta di server. Però, insomma, qualcosa del genere si può fare, perché si potrà joinare i mondi dei propri amici, aiutarli nelle quest e giocare insieme. E questo ci dà anche tante risposte, perché se io adesso insieme a voi vado a rivedermi il trailer di gioco, ci sono molte immagini di giocatori che giocano insieme. Non sono community server questi, non sono probabilmente server privati, non se ne è parlato, ma appunto potrebbe essere semplicemente il mondo survival, anzi adventure, di un amico dove altri giocatori sono entrati per giocare insieme a lui e fare una quest insieme in un'isola tropicale, nell'oceano o in tutte le altre immagini che abbiamo visto. Addirittura, quando si parlava della generazione del tipo di mondo, siamo andati a vedere che ci sono vari dungeon, si parlava anche dei portal dungeons, e di come, per dire, nelle concept art si parlava di un sistema di luci alle porte del dungeon, dove a seconda del colore si poteva capire se c'era già un altro player dentro a combattere, o appunto un party che stava giocando all'interno del dungeon. Quindi c'è proprio scritto: le lanterne di queste porte, quindi le porte di questi dungeon, saranno arancioni finché il player non completa la challenge al suo interno.
Quindi a che serve? Serve per chi è sta fuori vedere se qualcuno è dentro. E quindi appunto modalità adventure giocata in compagnia di altri. È una conferma ufficiale. Se ne è parlato poco, ma io credo che avrà molta importanza questa cosa. Tant'è che negli artwork e nei concept ci sono queste immagini di un team, una squadra di giocatori con vari ruoli. C'è il mago, c'è il guerriero, c'è la vichinga in questo caso. E che senso avrebbe fare tutta questa pubblicità di questa sorta di sistema di classi se non si può poi giocare la modalità single player in compagnia di amici? Insomma, questo c'è scritto. Staremo a vedere se si parla appunto di entrare nel mondo di qualcuno o se ci sarà anche il modo di creare server privati. O per meglio dire, sicuramente si potrà fare, bisogna vedere se il sistema verrà supportato direttamente dal gioco o se ci sarà necessità di affittare uno spazio su un server esterno o in quel caso fare qualcosa di diverso. Infine il post si conclude dicendo che hanno avuto esperienze con server, quindi hanno sperimentato già come gestire tantissimi player sui propri server e vogliono implementare queste loro conoscenze, questa loro esperienza all'interno del loro gioco. Ciò che vorrebbero creare è un gioco che può essere modificato in tutto e per tutto dagli utenti senza lasciare a loro il compito di completarlo. Quindi vogliono rilasciare un gioco che sia completo il più possibile, ma allo stesso tempo con le porte aperte per il modding, per permettere alla community di fantasticare e di manifestare la propria creatività modificando tutto quanto, dai mob fino alla GUI, fino ai mondi stessi e fino appunto ai server. In realtà ho registrato un bel po', quindi potrebbe venire un video anche bello corposo. Non lo so, volevo fare un video breve. Quando parlo di qualcosa che mi piace, ormai mi conoscete, mi lascio trasportare dalle parole e forse parlo un po' troppo. Spero che vi abbia fatto piacere questo aggiornamento. Se è così, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo presto in altri video. Un saluto da Airinblaze. Ciao a tutti.